lei mi dà sicurezza, certezza, perché so che quando entra in vasca, sono convinto che sia proprio una dote naturale, dà il massimo di se stessa e non delude mai, anche se magari poi la gara non è andata bene. Una di quelle atlete che riesce a diffondere una grande serenità nel gruppo, e non vi nascondo che in momenti di tensione, anche prima di alcune gare internazionali, quando è teso un minimo anche il commissario tecnico, anche il presidente del Consiglio federale, riesce a diffondere tranquillità anche a noi che non abbiamo gare, ma che siamo in qualche maniera tesi per le performance dei ragazzi. I suoi occhi blu sono pieni di dolcezza, il suo sguardo comunica sicurezza e serenità, il suo sorriso è unico. Affetta da tetraparesi spastica degenerativa, deve il suo nome a un'invenzione della sorella. Più volte campionessa del mondo, la sua carriera sportiva è ricca di successi, titoli e record che l'hanno portata ad essere una delle stelle del nuoto paralimpico mondiale, che presto vedremo brillare anche in occasione dei Giochi di Rio 2016. I suoi progetti per il futuro? Crearsi una famiglia tutta sua e ovviamente continuare a nuotare. Ariola Primi. Fatto due record del mondo, quindi stiamo parlando del top, ha fatto un record sui 200 stile e nei 100 stile, S4, due record del mondo. Spiegare che cosa c'è dietro un record del mondo è veramente molto, molto complicato, perché veramente ci sono tantissime componenti e non ci sono solo io, cioè io lo faccio in quel momento. Dietro a quel risultato c'è un team di persone che ti allena, che ti segue, le fatiche che fai in vasca, anche solo per gli spostamenti, quindi è bello, un record del mondo. Ma io ho sempre nuotato, diciamo che a livello agonistico l'ho scoperto circa 4 anni fa. Io ho iniziato a praticare il nuoto a livello agonistico dopo le Paralimpiadi del 2012 e niente, nel senso, mi è piaciuto. Inizialmente avevo fatto lo sport terapia, diciamo, ero partita da lì, poi mi sono buttata nell'agonismo e niente, e oggi sono qua a raccontartelo. Tirana, e però sono venuta in Italia che avevo 2 anni e mezzo, quindi in realtà ho ben pochi ricordi. Oltre a vivere a Milano, lavoro a Milano, mi alleno a Milano, faccio tutto lì, vedi? Sì, entro la mattina, ho il mio badge, sì, il mio cartellino e niente, la mia giornata inizia alle 8:05 a livello lavorativo. Faccio attività di statistiche piuttosto che attività amministrative, più statistiche diciamo, e finisce alle 4:25, 4:30, poi prendo la mia macchinina, vado ad allenarmi dall'altra parte di Milano e niente, faccio alle 5:30 sono in acqua, fino alle 7:30, 8, insomma dipende dal tipo di allenamento. Poi torno a casa. Cerco sempre di ricavare un po' di spazio da dedicare agli amici, ovviamente, perché ovviamente con tutte le attività che faccio, tra quelle lavorative e sportive,
il tempo libero è sempre poco, quindi cerco di tagliare un po' di spazio per gli amici e poi cerco veramente di godere tanto la mia famiglia. Io ho due nipotine fantastiche e appena posso voglio vedere loro. L'amore è qualcosa secondo me che ti illumina, nel senso ti dà una luce in più, una spinta in più, e oltre all'amore, nel senso un rapporto sentimentale con un'altra persona, cioè per me amore è in senso proprio molto più generico, amore per quello che si fa, amore per la famiglia, cioè non è semplicemente legato all'amore per il ragazzo e basta. Non credo che si possa diventare dolci, credo che sia un qualcosa che hai dentro, nasci così, è il modo in cui fai le cose, il modo in cui ti poni, il modo in cui riesci a parlare con le persone, in cui riesci magari a captare qual è il momento migliore per dire una cosa e soprattutto come dirla. Determinazione è voler fare qualcosa, volerlo fare anche in condizioni magari non ottimali, voler coronare quello che appunto è il lavoro di un lungo periodo, quello che è il tuo obiettivo, volerlo raggiungere, quindi determinazione è tante cose. Sono contenta di essere qui in questo momento, vi ringrazio per questa intervista che non ha parlato solo dei miei risultati sportivi, ma anche di quello che sono io a livello personale nella mia vita quotidiana, e grazie mille, alla prossima.